Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondo dei Cubi. Infatti oggi ragazzi finalmente si comincia la seconda stagione a grandissima richiesta di tutti. Sono veramente molto contento che c'è stato così tanto interessamento da parte vostra. Comunque cominciamo subito. Allora, si chiamerà la mappa Un Mondo dei Cubi 2 perché è la seconda stagione appunto. E la modalità sarà sempre di sopravvivenza ovviamente. Altre opzioni: ho scelto un seed che scopriremo subito, è 112204398. Genera strutture on, abilità trucchi off, perché allora l'avevo messo on nell'ultima stagione perché volevo diciamo fare degli screenshot aerei ogni tanto, però non ho potuto farlo anche in questa perché alcune persone si sono lamentate e pensavano che io appunto cheatassi, quindi per evitare che appunto la gente pensi male, lo disattiviamo e non ci sono più problemi. Cassa bonus off per rendere il gioco un po' più difficile, nonostante giocheremo in modalità difficile. E, davvero, non avere la cassa bonus all'inizio sarà veramente una cosa dura, perché adesso poi vedrete in che seed ci spawneremo. In che tipo di mondo ho messo normale? Alla fine non ho messo amplified, ho fatto il test, il famoso test di amplified o normale, ed è uscito fuori che lo volevo normale alla fine perché amplified c'erano dei problemi, non si poteva costruire. Quindi la seconda stagione di Mondo dei Cubi, appunto, per chi non lo sa, sarà appunto la serie centrale del canale, sarà la serie più che vedremo di più e la serie anche che piace a voi di più appunto. E quindi appunto direi che si può cominciare ragazzi. Prima di cominciare, cominciate a scrivere un commento, ragazzi, e scrivete secondo voi che seed uscirà. Dai, scrivetelo che vi aspetto, ok? E nel frattempo faccio un piccolo stacco e appunto faccio generare le terre e ci vediamo tra pochissimo. E rieccoci ragazzi e voilà, eccoci qua, siamo in una mesa. Chi di voi ha indovinato? Vediamo un po', lo scopriremo poi dopo leggendo i commenti ragazzi. Comunque, appunto, siamo qua nella mesa ragazzi, ho scelto questo come appunto bioma e non avere la cassa bonus ci, diciamo, svantaggerà molto perché come sapete nella mesa, e se non lo sapete ora lo sapete, non si trova né cibo né tantomeno legno. Quindi appunto adesso faremo tipo Bear Grylls, risaliremo questo fiume in speranza appunto di trovare una pianura o una foresta o comunque qualcosa dove ci siano degli animali. Sì, diciamo che vorrei costruire una pianura, però di solito almeno per la regola che c'è diciamo dei biomi, che i biomi caldi e quelli freddi sono sempre lontani, calcolando che la pianura è un bioma caldo. È facile che vicino alla mesa troveremo una foresta, un deserto o una pianura, quindi oppure anche un bioma particolare che sinceramente non so quale possa essere. Sento già dei ragni, va bene, si comincia già molto bene. Allora vi faccio vedere un attimino le opzioni, siamo in modalità difficile, qua abbiamo i suoni, li ho impostati così, ditemi cosa ne pensate nei commenti ovviamente. I progetti in creativo da fare sono già moltissimi, infatti questa serie sarà veramente molto più ricca della precedente, ci sono già molti progetti che voglio fare e vi piaceranno, ne sono sicuro. E se adesso mi sto arrampicando su di qua nella speranza appunto di tenere una direzione, infatti quando vi spawnate in un bioma del cavolo è sempre consigliato diciamo mantenere una direzione. Adesso qua già non posso più correre, bello. Molto bene. E guardate qua che caratteristica gigante. Sì, là logicamente c'è il solito bug delle terre che non si generano, ma poi ci si rigenereranno a loro tempo. L'importante è che non ci siano dei chunk error come era successo già in passato, delle cose molto molto brutte. Però logicamente prima di raggiungere i livelli dell'altra mappa ci dovranno passare varie versioni. Quindi eviterò di usare snapshot, eviterò di fare troppi update, eviterò appunto di fare tante cose per preservare la mappa. Comunque qua a forza di correre siamo già a secco ragazzi. E appunto guardate la mia barra della fame. E comunque niente ragazzi, sono veramente contento di aver potuto finalmente cominciare questa serie. Comunque avere una simile risorsa come appunto la clay e sarà veramente bello perché potremo fare case che altre in altri biomi non si potrebbero fare. Ok, adesso vediamo di scendere perché ragazzi, una pianura. Se quella è una pianura, io
bacio pavimento, davvero no, se quella è una pianura io bacio pavimento. Andiamo subito a vedere. E lì però c'è già un maiale, quindi almeno non moriremo di fame. Very, very good. Però legno non ce n'è. Sì, sembra una pianura. È pianura, deserto e foresta. Guardate, come ve lo dicevo io prima, ragazzi. Vedete, si creano i biomi e non troveremo mai, mai una taiga vicino a una mesa. Perché appunto è impossibile che dei biomi, un bioma caldo e un bioma freddo, stiano vicini col nuovo metodo di generazione. E appunto qua abbiamo già le canne da zucchero addirittura. E penso che questo episodio, essendo il primo, magari verrà un filetto più lungo degli altri, perché appunto è giusto così. E niente, vediamo un attimo cosa riusciamo a trovare adesso e quali risorse ci procurerà questa terra. Logicamente adesso, come ogni buon primo episodio che si rispetti, prendiamo il legno e vediamo un attimino, che davvero tanti tanti bei progetti per questa serie. Logicamente mi auguro anche da parte vostra che comincino di nuovo i saluti, che comincino di nuovo i progetti, le vostre proposte, faremo di nuovo un angolo con le vostre proposte, faremo tante belle cose, ragazzi. Veramente sono tanti progetti che voglio fare. Approfitto anche di questo video per parlare di una cosa. E, diciamo, voglio fare una specie di raduno. Farò penso un altro video apposta per questo. Adesso logicamente lo dico perché sto tagliando il legno a mano, che è una delle cose più noiose che ci sia. E, una specie di raduno. Ah, guardate qua, adesso gli obiettivi si compaiono anche in chat. Comunque, come dicevo, ci sono. Farò una specie di raduno, ecco quello che stavo dicendo. E cosa intendo per raduno? Intendo che io andrò in vacanza in un posto dove molti di voi vivono, perché diciamo è un posto un po' trafficato, e chiunque di voi appunto voglia, non so, incontrarmi. Comunque adesso siamo ancora un canale piccolo, quindi non saremo in molti, magari saremo due o tre. Comunque chi ha voglia di appunto vedermi, diciamo, mi rendo disponibile, e attraverso la pagina Facebook, poi spiegherò tutto appunto in un video apposta. Mi farò trovare e vi spiegherò tutto. Comunque adesso vediamo un attimino di prendere un po' di cobblestone o qualcosa per appunto riuscire a mangiare, perché qua se no ci lasciamo già le penne. C'è una cavernozzola, una caverni. Eccola qua. Una cavernina tattica. Aiuto, non ti chiudo dentro le caverne, che non è mai una cosa buona. Qua logicamente c'è il bug delle caverne, ovvero cioè delle caverne dell'illuminazione, uno dei bug più famosi di Minecraft. Ok, andiamo di qua. E vediamo di prendere un bel po' di cobblestone. Ce ne servono una ventina di pezzi. Una ventina di pezzi potrebbe andare bene, sì, dai. Quindi qua siamo già a 9, 10, 11, si fa molto in fretta. Anche se il piccone di legno fa abbastanza pietà. E anzi, direi che faccio una bella cosa. Anzi, vabbè, uno stacco non mi sembra ancora di farlo, perché almeno per le parti iniziali no, dai, sono comunque parti importanti. Ecco, facciamo anche un piccolo discorso relativo ai tagli nei video, perché anche qua vorrei parlare un secondo con voi, perché logicamente siete voi che guardate il video, dovete dirmi più o meno voi quali sono le parti che vi annoiano. L'avevo già chiesto in passato e mi avete detto di tenere tutto voi, perché volete vedere tutto. Io lo faccio anche se volete, ma tra un mese siamo ancora qua a prendere la cobblestone, ragazzi. A proposito di cobblestone, siamo già a 30, 31, sì, altro che 20. Quindi cominciamo a craftare una cosa che in Minecraft non si fa mai, craftare. Allora, vediamo, vediamo. Facciamo una fornace, bellissima fornace. Facciamo una spadace, bellissima spadace. Ok, vediamo di mettere un attimo tutto quanto qua un po' in ordine. Ok, e facciamo anche un pickaxe. Pickaxe, ok. Anzi, anche un'ascia, già che ci siamo. Piccone, ascia, tutti gli strumenti iniziali basilari, anche per chi non li conosce, magari perché c'è molta gente nuova. Il canale come al solito cresce benissimo. Mi fa veramente molto piacere, ragazzi. Voglio veramente fare un ringraziamento speciale. Non smetterò mai di ringraziare, perché veramente mi date sempre molte soddisfazioni. Comunque, direi che comincia la grande caccia qua, la caccia di maiali, ragazzi, e a caccia di qualsiasi preda possibile, immaginabile, perché mi brontola la pancia, ragazzi. Caro maiale, mi dispiace, abbiamo passato dei bei momenti insieme, però è arrivata ora che io e te tagliamo i ponti. Ok, direi che è meglio cominciare a mettere a cuocere qualcosa, perché qua si comincia a sentire il richiamo della fame. Ok, mettiamo, beh, così dovrebbe bastare, mettiamone ancora un po', dai. Ok, ci sono altri maiali? Sì.
Vediamo magari di spostarci anche un po', appunto, prendere più che tutto le risorse che sono importanti. Guarda che bella sabbia rossa. Mi piace un casino. Allora, la utilizzeremo logicamente. Voglio sfruttare veramente tanto questo bioma per le case, per le costruzioni. Voglio sfruttarlo veramente molto perché dobbiamo, logicamente. Abbiamo un bioma della clay, lo dobbiamo sfruttare. Quindi, senza cercare di deturpare troppo il paesaggio, appunto, lo andremo a demolire pian piano. Galline, mi sa che vi killo anche a voi. Però piglierò le vostre uova e delle vostre uova farò una farm molto easy. Eccolo là, un altro uovo, grazie. Esperienzola, grazie mille. Manco un livello ancora, mi deludete. Comunque ragazzi, davvero, mi aspetto veramente molti commenti in questo video. Mettete tutti quanti mi piace come al solito, perché sapete che ormai YouTube è diventato molto rompiscatole da questo lato, perché vuole assolutamente più mi piace, vuole più coinvolgimento. Ok, qua prendiamoci tutto quanto, perfetto. E sì, direi che magari non andiamo già in questo episodio in caverna, però cominciamo magari a cercare una zona un po' più bella e a stanziarci magari. A proposito, là il sole sta anche scendendo pian piano, non è proprio una bella cosa. Sarebbe figo trovare uno spawner di scheletri. Infatti ho bisogno assolutamente di una farm di scheletri, ragazzi, perché devo fare veramente molti progetti. E mi sono accorto che una delle cose fondamentali che serve appunto è questa, ovvero lo scheletro. Comunque qua abbiamo trovato delle pecore. Veramente, se questo non è sedere, ditemelo. Qua c'è una lagatina, logicamente, che non... Ok, la lagatina più lunga del mondo, però lasciamo generare terra in santa pace, altrimenti Minecraft si arrabbia, va? E niente ragazzi, comunque qua prendiamo ancora un'ultima pecorage. Vieni qua, pecorella, grazie pecorella. E vediamo un attimino di dove siamo, in che punto siamo finiti. Direi che già in questa pianura si potrebbe cominciare a costruire, perché abbiamo lì la mese, qua abbiamo una pianura. Cioè, più di così non so. Aspettate un secondo, ma se non erro, questo... Se lo metto qua. Wow. Ok, questo lo terrò a mente. Vediamo un attimino come viene la lana. Giusto per fare un test. La lana grigio chiara. Comunque qua sta facendo notte. Eccoci, ci mettiamo qua che c'è questo bellissimo collegamento di biomi. Allora, mettiamo tacchete, trichete. Ok. Facciamo un attimino il nostro letto comodissimo. Ok, e niente ragazzi, appunto questo video, ripeto, sarà un po' più lungo, quindi non lo chiudo già, perché di solito lo chiuderei la prima notte, ma voglio cominciare a fare un paio di cose in modo da toglierci il grosso del lavoro, perché le parti iniziali spesso e volentieri sono un po' mosce, perché sono un po' mosce. Perché ho piazzato la fornace a proposito? Sono un po' mosce perché si fanno sempre le stesse cose alla fine. Il brutto del gameplay è quello lì forse. Però adesso vedrete che pian piano ricominceremo a fare dei progetti che non ho ancora visto fare da nessuno. E appunto tutte invenzioni mie. Vedrete tutto. Là già vedevo buggato, ma uno scheletro. Prendo altro maiale perché mi serve il maiale. Mangiamo nel frattempo. Davvero in difficile la fame scende, che è un piacere, eh. Ferro. Il ferro mi sa che lo piglio. Prendo anche ancora un po' di cobblestone. Il ferro, non dico mai di no al ferro, guarda. Il ferro ci sta. Quindi pigliamoci sto bel ferro. Ok. Guardate qua. Subito per cominciare un po' di ferro. Guardate qua, già c'è un bel secchio, me lo vedo già. Là c'è anche un bel mob, me lo vedo già. C'è davvero, mi sa, eh. Sento i passi, boh. No, sento ma non c'è. Ok, là c'è altro ferro, ancora carbone. Oh, quanta roba, ragazzi. Diamo un'occhiata un secondo a questa caverna, poi magari raccolgo tutto off camera. Aiuto. Ehi, scheletraccio. Primo mob di questa serie, uno scheletro. Vediamo un po'. Delle ossa. Ah no, due ossa, ok. Sono semplicemente... semplicemente non ho letto bene. Allora, qua mi sto andando a impegolare e non vedete niente, lo so, vi chiedo scusa. Comunque la caverna finisce. Faccio un piccolo stacco e prendo tutto e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, rieccoci, faccio vedere un secondo quanta roba ho preso. È stato veramente un colpo di fortuna trovare questa caverna, perché guardate, qua c'è un po' di carbone, ho cominciato a scavare, guardate quanto, cioè ogni cubetto che qua manca è un pezzo di carbone che ho preso, tanto che
ho già più di uno stacco di carbone, ho ricominciato già la maledizione del carbone che si trova ovunque e io non resisto a non prendere, anche se è stupido carbone. Comunque mi sono accorto che siamo in una savana. Nella savana bisogna stare attenti alla banana, no, scherzo. Infatti mi dice attaccati a sto ceppo. No, però c'è questo albero arancione che si chiama Acacia, che tra l'altro non è ancora manco stato tradotto veramente, giusto? No, si chiama ancora Acacia Wood. Saliamo un secondo perché qua, ok, se no non riusciamo a prendere quel cubetto che è fondamentale. Ok, riprendiamo tutto il legno, perfetto. Qua ci sono già anche gli alberi di acacia pronti da ripiantare. Allora, ho visto delle zucche laggiù, però devo stare attento anche a non perdermi, quindi vado a prendere zucche e torno indietro. Però qua ci sono anche dei maiali, quindi li ammazzo. Quindi maiali là ci sono delle mucche, devo ammazzare anche le mucche. Oddio, quante belle risorse. Che bello ricominciare un nuovo mondo, ragazzi, tutto da rifare. Tutta la possibilità di far tutto per bene, che poi faremo tanti errori probabilmente, però cerchiamo di fare un bel gameplay, ragazzi. E spero soprattutto, diciamo, lo scopo di questa serie è appunto cercare di farvi, di ispirarvi, ispirare le vostre costruzioni e di, diciamo, farvi fare delle cose belle, magari per qualcun altro tra di voi che fa serie su Minecraft o comunque che ci gioca, che appunto ama questo gioco. Qua tra l'altro ci sono delle zucche, appunto, guardate che belle. Me la metto in testa, no, perché poi non vedo niente. Mangiamo una bella bisteccozza. Là ci sono quelle mucche che però devo prendere perché la pelle sarà fondamentale. E però ne lascerò vive due, giusto per nel caso appunto un giorno ci venisse in mente di voler farci una farm. Mi serve giusto un po' di pelle. Allora vieni qua, bella mucca, grazie. E sì, sono un po' tirchi con la pelle le mucche, ho notato. Allora, siamo quasi a inventario pieno, quindi tra poco cominceremo magari una bozza, non di casa, ma piuttosto magari di cerchiamo la zona. E oi, Brandi, qua mi sa che ci farò un salto. Comunque ho visto ancora qualche mucca, ma la lascerò tranquilla, perché appunto così poi potremo venirla a fare riprodurre. E vediamo di... Allora, prima di tutto vorrei prendere ancora un po' di sto legno, ma mi sa che lo farmeremo o off camera o poi magari con calma poi dopo. Piuttosto... Dov'è che era quella caverna di prima? Comunque prendiamo un po' di clay. Ecco, la clay è già una cosa un po' più interessante. Comunque abbiamo 16 di ferro e un botto di carbone ma poco ferro. Molto molto male la cosa. Qua c'è un piccolo laghetto. Ecco, tipo, se noi adesso ci mettiamo a scavare qua, nessuno se ne accorgerà, perché appunto qua appunto noi prenderemo tutta la clay che vorremo, però non deturperemo il paesaggio. Poi tra l'altro ci sono anche varie colorazioni di clay, quindi possiamo sbizzarrirci. Però è veramente un bel blocco la clay, mi piace, è stato fatto bene. Vedremo appunto di la clay cotta, ripeto, perché la clay normale sembra quasi della sabbia. Tra l'altro facciamoci anche un paio di torcette, perché le torce sono importanti per la nostra sopravvivenza. Sì, magari anche gli stick, ok. Perfetto, illuminiamo e qua cominciamo a raccogliere la clay. Ok, e qua probabilmente tornerò, ecco, anche perché qua il piccone è finito, ne facciamo subito un altro. E allora facciamo così. Vediamo un po', dov'è quelli stick qua, devo ancora farli logicamente. Attaccate e facciamo due picconi stavolta. Ok, due picconi, perfetto, uno lo mettiamo qua, uno qua, un po' di cubetti ce li teniamo e questo qua lo pigliamo. Ok, qua allarghiamoci ancora un po' e poi prendiamo e ce li diamo dalle scatole, ok? Perfetto, via, abbiamo preso un po' di clay, vediamo un po' quanto l'abbiamo presa, 43, ci arriviamo uno stack, dai, arriviamo un po' uno stack, che la clay è troppo bella, piace veramente tanto come blocco, dai basta così, non, occhio a non prendere troppe clay diverse, ecco magari dormiamo anche, perché sai non è che vorrei già morire, anzi sarebbe bello fare un gameplay carino come quello di Tech e non morire mai ragazzi. Sarebbe veramente molto figo, perché molti certe volte fa anche morire così, non ci penso neanche tanto, ma morire, cioè è brutto morire. Quindi vediamo di non morire. Allora facciamo così, pigliamoci tutta sta roba, la mettiamo in inventario, siamo quasi pieni, quindi andiamo definitivamente a cercare la zona nella quale staremo. Allora, mob non ce n'è, nonostante sia appena passata la notte, c'è un pochettino di lag.
Provvederò a mettere Optifine e anche texture adeguate, metterò un paio di cosette per abbellire tutto quanto. Useremo sempre la Faithful, mi sa, perché è carina, anche se magari nei primi tempi terremo questa, perché comunque quella normale è alla fine la migliore, perché appunto è quella originale, ha il vantaggio di essere originale. Ed è un vantaggio che può avere solo questa. Ma invece la Optifine la metterò perché appunto evita sti... queste cose bruttissime. Ok, allora, di qua adesso volevo trovare un attimo la zona dove abbiamo ucciso i primi maiali e da lì spostarci. Ok, penso che siamo qua più o meno, sì. Era questa la zona. E cerchiamo magari una zona un po' più rialzata per appunto andare a dare un'occhiata e a vedere su un, appunto un'altezza un po' più alta cosa si riesce a vedere. Penso che piuttosto abbasserò anche le impostazioni grafiche, no, beh, le impostazioni grafiche no, però le impostazioni di rendering, ecco, non mi serve caricare 5.000 chunk in una pianura, quindi diciamo le abbasserò anche, perché poi quando si comincia ad andare avanti come adesso succedono queste cose che appena accelero un pochettino, opla, vedete che si cominciano a causare questi bug. Ok, vediamo un attimino, saliamo di qua. Sì, andremo a abitare là più o meno. Ok, non si capisce un granché, allora là c'è la mesa, ok. Poi, penso che qua potremmo costruire, cioè bisogna trovare sostanzialmente una bella pianura. Vediamo un attimo, scendiamo giù di qua. No, niente caverne, lo so, ai primi tempi sarà dura resistere alle caverne. Soprattutto perché abbiamo bisogno di minerali in una maniera pazzesca. Qua c'è della XP. Non voglio vivere nella savana perché è troppo triste come cosa. Penso che alla fine mi stanzierò in questa pianura, ragazzi. Quindi direi che faccio un piccolo stacco. Imposto due, appunto, aggiusto un po' le impostazioni grafiche. E mi piazzo in qualche punto. Appunto, metto un punto dove riesco appunto, a girarmi, a costruire magari qualcosina. E tipo, già questo potrebbe andare bene. Quindi abbatto un po' di alberi, faccio un paio di cose che devono essere fatte. E ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, rieccoci. Allora, vi illustro la situazione. Mi sono accorto di avere un altro pezzo di pianura qua, molto più grande e più pianeggiante, quindi penso che cominceremo qua a far qualcosina. E penso proprio su quella collinetta, voglio fare una casa che proprio passavo di qua e dico, oh guarda, è il mio primo rifugio, e poi magari lì avrò la mia iper mega villa. Quindi qua farò proprio il rifugio basilare con un paio di cosette carine. Qua ho messo a cuocere il nostro bel ferro, che prendiamo subito in parte per fare alcuni utensili molto utili. Qua ho messo a cuocere dell'altro cibo. Allora facciamo prima di tutto un secchio, che per chi non lo sa è lo strumento, il mio strumento proprio diciamo rappresentativo, ecco. Poi facciamo un paio di casse, anzi le casse non le facciamo ancora, perché guardate lì, a proposito ho notato poco fa che c'è una bellissima caverna. Però devo resistere, con un secchio già qua si potrebbe scendere molto più facilmente. A proposito di secchio, lo riempiamo qua. Ok, perfetto. Quella montagna lì è molto figa. Cioè, non ci costruirò niente, per carità, però la montagna della mesa, la montagna della, diciamo, della neve perenne, non so se ve l'avevo già spiegato, che dalla 1.7 ci sono le nevi perenni. Comunque direi di cominciare a impostare una piccola pianura, un piccolo spazietto sul quale lavorare più comodamente. No, è improponibile adesso lavorare su con le mani, diciamo. Quindi facciamo un'altra crafting table, che sarà quella che ci porteremo sempre in giro. E facciamo appunto con delle stick. Facciamo stick e facciamo una bella pala, ragazzi, e cominciamo appunto la costruzione. Ripeto, questo episodio sarà un po' più lungo, però non saranno tutti quanti lunghi così. Questo qua è giusto un'occasione un po' speciale per il primo episodio. Anzi, voglio proprio vedere quanti di voi lo riusciranno a vedere tutto. Voglio proprio vedere, sono molto molto contento. Poi penso che sarete anche voi molto contenti di questo riinizio di stagione. Poi là vedo dei fiori, tra l'altro, che vado un attimino a sbirciare. Perché? Perché questo qua è il bianco. No, questo qua è sempre il tinto, la tinta grigio chiaro. Però se io faccio una cosa così, non mi dovrebbe venire. Ah no, aspettate, cosa dico? Cosa sto dicendo? Perché io voglio trovare diciamo, un colore di clay che spacchi. Io per adesso ho trovato il blu, perché logicamente si fa con i lapislazzuli, che sono dei minerali, quindi è logico che sta bene. Però avevo visto nella creativa anche degli altri tipi di blocchi carini, tipo questo. Già, è un pochettino, tanto ne abbiamo di clay, ne farò un bel po'.
Sì, già sto qua ci sta, ragazzi, mi piace. Pigliamolo, pigliamolo, faremo tanta bella clay, ragazzi. Aspettatevi molto farming di clay e l'obiettivo è farmarne tanta senza deturpare il paesaggio, vi ricordo. Comunque, appunto, qua faremo la nostra casetta. Very, very cool. Allora, di qua faremo, la sto facendo un pochettino alla random come devono essere fatte le prime case, giustamente. Però vorrei fare una cosa carina, cioè una colonna portante. Che terrò tipo qua, ok? Sarà alta 3, ok? E qua faremo il pavimento. Perfetto. Allora, facciamo un pavimento 5x5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E ok, giusto davvero per avere una casetta basilare, giusto per cominciare a fare qualcosa di decente. Quindi, casetta. Proprio come si crafta una casetta, ragazzi. Allora, facciamo così. Davvero sono anche io molto contento di aver ricominciato questa serie perché è anche la serie diciamo dove mi distreggio di più, dove riesco a fare cose più carine. E speriamo che questa casa, anche se la sto facendo un po' così, venga abbastanza bella. Allora, a proposito, facciamo delle specie di sostegni di qua. Voglio dare un po' di appunto pesantezza alla casa, voglio renderla un po' carina. Allora, ok, così. Qua metterò poi in seguito dei muretti di cobblestone. Anzi, la cobblestone scarseggia a proposito. Qua ci andrebbe una starina fatta un po' meglio, anche qua la faremo. Sì, mi ispira, mi ispira. Ho già un bel progetto in mente. Allora, direi quindi che adesso faccio la casa. Beh, non faccio un taglio, dai. Sono sempre un po' indeciso. Dovete dirmi voi cosa volete vedere. A seconda di cosa leggerò nei commenti di questo video, mi regolerò per tutta la serie. Quindi scatenatevi, ragazzi, e fatemi vedere. Di cosa siete capaci? Allora, qua piantiamo altri alberelli. Ma lì c'è un bosco. C'è un bosco di sole e betulle, tra l'altro. Per chi non lo sa, anche quella è una variante. Vediamo un attimo questo bellissimo. Questa bellissima margherita. Ma perché ci danno tutti quanti il grigio chiaro? Oddio. Margherita. Ti piazzo. A me di margherita piace solo la pizza. Quindi, battuta tristissima. Allora, piazziamo il letto. Piazziamo un paio di cosette. Quindi, allora, letto. E piazziamo anche la crafting table, la mettiamo tra virgolette dentro anche se ancora tutto aperto. Ok, perché uso il pugno quando ho la fornace? Questo è leggermente un bug, vero? Vedi, sì. E noi lo sistemiamo così, hey, bug fix. Ok, si può dormire? Non ancora, grazie. Allora, si può già usare la clay anche per la prima casa? No, la prima casa voglio che dia l'idea di tipo casa modesta, ecco, una cosa molto scialla. Ok, guardate che brutto il letto buggato, spero che lo sistemino. Allora, facciamola 7x7 a sto punto, allarghiamoci un po', giusto per avere più spazio, per non soffocare la nostra stessa casa. Si può dormire? Dimmi di sì, bravissimo. Qua adesso mi ha dato anche l'achievement banco di prova, grazie. Ok, perfetto, allarghiamoci un pochettino, ripeto, questa qua sarà la prima casa, quindi la farò molto scialla. Molto scialla, ecco, il termine corretto è quello. Ci serve molto legno, quindi magari farò poi un piccolo stacchetto per andarlo a prendere. Ok, sì, meglio lo faccio già un piccolo stacco per andarlo a prendere. Ultima cosa, faccio questi, i cobblestone walls, giusto? Muretti di cobblestone, e li mettiamo per di qua. Allora, qua, togliamo un attimo un po' di roba. Ok, così. Ok. Ok, e li mettiamo, vediamo un po', li mettiamo per uno di qua, ok, e uno di là, giusto per dare più, diciamo appunto per avere una casa più sostenuta, quindi così, ok, ci sta un casino, e poi anche di qua li mettiamo, perfetto, quindi allora due blocchi, mettiamo il primo muretto, questo lo togliamo, anzi spianeggiamo tutto, spianeggiamo, terminologia. Perfetta. E qua altri due blocchi così. Ok. La sto facendo alla random, vi ripeto, però mi sa che verrà bene perché mi ispira. Ci sto mettendo molta passione. Però a proposito di passione devo anche andare a pigliare un po' di legno. Quindi faccio un piccolo stacco. Anzi, potrei anche già impostare qua una piccola farm. No, prima finiamo di fare questa cosa. Se no poi comincio a fare 100 obiettivi. Quindi faccio questo piccolo farming del legno e ci vediamo tra pochissimo.
Ok ragazzi, rieccoci. Allora, questo qui è l'ultimo stacco, penso. Ho notato che stavo anche finendo la cobblestone, quindi sono venuto a prenderne altra. E tanto so già che in questa serie ne faremo veramente molta. Comunque, penso che siamo arrivati quasi, se non l'abbiamo già superata, là c'è pure il secondo mob di questa serie, ovvero un carissimo zombie. Comunque, ripeto, penso che siamo arrivati già a più di mezz'ora di video, o comunque super giù su mezz'ora, quindi appunto video venuto più o meno un po' più lungo del solito, diciamo che mi terrò sui 20 minuti per i prossimi episodi, e comunque vi ricordo che ho fatto anche del lavoro off camera, quindi cioè io il tempo che ho dedicato a questo episodio è stato quasi un'ora. E anche se poi ci sarà il rendering, le solite cose, cioè lo sapete meglio di me. Però a parte questo, là c'è un altro zombie che vuole anche lui salutarvi. Ah, c'è un altro zombie ancora. Non è che c'è un dungeon e sarebbe una cosa veramente molto bella. No, c'è un creeper che in compenso non volevo. No, no, ti odio creeper. Però mi hai farmato un po' di carbone. Però ti odio lo stesso. Ok, sì, là c'è un po' di tutto. Oddio. Sali, 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 il secchio d'acqua ci salva sempre. Ehi, calmo. Calmissimo. Ok, direi che appunto continueremo nei prossimi episodi. Io resto qua, non faccio nulla. E quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, ditemi cosa volete vedere in questa serie. Appunto, cosa volete vedere, cosa pensate. Iscrivetevi per vedere i prossimi video, il seguito di questa seconda stagione. E niente ragazzi, quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!